Alla fine la risposta iraniana è arrivata. Poche ore fa Teheran ha lanciato circa 400 missili sul territorio israeliano, colpendo numerosi obiettivi militari. A differenza del precedente attacco del 13 aprile, questa volta la Repubblica Islamica, pur non colpendo con tutta la forza che possiede, ha inviato un chiaro messaggio a Tel Aviv, mostrando che è in grado di bucare le difese israeliane e di infliggere pesantissimi danni. Sembra che Iron Dome, supportato anche dall'esercito americano e giordano che hanno intercettato una parte dei missili, è riuscito a distruggere solo metà degli ordigni, per poi venir saturato. Tutti gli altri missili sono andati a segno. Secondo fonti iraniane, tutte da verificare, sono state colpite le sedi del Mossad a Tel Aviv, la base militare israeliana di Netzarim, quasi interamente distrutta, dove almeno 20 caccia F-35 sarebbero stati resi inutilizzabili. Anche importanti centrali energetiche e reti del gas sarebbero state colpite, mentre l'Iran ha accuratamente evitato di prendere di mira strutture civili. Per la prima volta, dunque, Israele subisce il bombardamento di sue basi e siti militari e si scopre vulnerabile dopo una fase in cui, per il successo dell'operazione di intelligence che aveva portato all'attentato su vasta scala con i cercapersone, per l'impunità assoluta per il genocidio a Gaza e l'uccisione dei vertici di Hamas ed Hezbollah in Iran e Libano, Tel Aviv si sentiva inattaccabile. Ma in realtà, anche se forse non riteneva che l'attacco iraniano sarebbe stato così potente, Israele in questi mesi ha cercato in ogni modo di coinvolgere l'Iran in una guerra regionale, con una serie di attacchi e provocazioni crescenti. L'ostentata ferocia nei confronti dei palestinesi a Gaza e in Cisgiordania, l'umiliante uccisione del capo politico di Hamas in visita ufficiale a Teheran, la distruzione dell'ambasciata iraniana in Siria, l'eliminazione di Nasrallah con un devastante bombardamento a Beirut e l'attacco a basi iraniane in Iraq e Siria, infatti, hanno dimostrato l'ostinata volontà di Netanyahu di trasformare l'operazione a Gaza in una guerra regionale, sapendo di poter contare sugli USA per regolare i conti con gli avversari dell'area medio orientale. Gli iraniani, al contrario, non desideravano un'escalation e anche la differenza tra questo attacco e il precedente di aprile lo dimostra. Ad aprile, dopo l'uccisione di Haniyeh, l'Iran aveva attaccato con armi lente proprio per consentire agli israeliani e agli americani, avvertiti per tempo, di eliminare tutti i vettori lanciati. Insomma, una pura reazione simbolica che di fatto significava un ramoscello d'ulivo. Israele però, decisa ad allargare il conflitto, ha risposto con provocazioni d'attacchi sempre più impossibili da ignorare. L'odierno attacco dal punto di vista iraniano è una risposta a Israele che può considerarsi terminata e gli iraniani fanno sapere di non intendere portare ulteriori colpi se Israele si asterrà da altre azioni ostili. Ma da Tel Aviv e da Washington fanno sapere che la risposta dei sionisti avverrà presto. L'invasione del Libano è già iniziata in sordina, ma non è chiaro se gli israeliani vogliano impelagarsi in un'operazione di terra su larga scala, considerando che sarebbe dolorosissima e dagli esiti incerti, soprattutto dopo che, in un anno di massacri, l'IDF non è riuscita a debellare neppure Hamas e il numero di vittime e mezzi danneggiati sarebbe più alto di quello dichiarato dalle autorità israeliane. Ma d'altro canto, senza occupare il Libano sarebbe impossibile eliminare Hezbollah e mettere al sicuro il nord del paese. Per molte ragioni il tempo gioca a sfavore di Israele. Gli USA fino a pochi anni fa, padroni indiscussi del mondo, vedono il proprio ruolo ridimensionato di anno in anno e le potenze ostili come Cina, Russia e Turchia, al contrario, si rafforzano costantemente. Dal punto di vista tecnologico e demografico, l'Iran, nemico numero uno di Tel Aviv, fa passi da giganti e accresce costantemente la sua forza. Dunque, se vuole distruggere i propri nemici, annettere le terre palestinesi ed espellere gli arabi, ossia, se vuole portare a termine la missione del sionismo, Israele deve agire ora,
sfruttando la sudditanza della superpotenza americana e il proprio arsenale nucleare. Ma una guerra che costasse a Israele moltissimi morti in Libano e uno scontro con l'Iran rischiano di destabilizzare profondamente lo Stato e di mettere alla luce le debolezze interne dei sionisti, le divisioni e la limitata dimensione. Bisognerà capire innanzitutto se la Russia, che si è coordinata con l'Iran prima dell'attacco, offrirà alla Repubblica Islamica il suo ombrello nucleare e fino a che punto Washington sosterrà le mire guerrafondaie di Israele. La potenza imperiale americana, infatti, deve fare i conti con le sue debolezze interne, la crisi economica, l'instabilità sociale e la fatica nel sostenere varie guerre per procura in giro per il mondo, prima fra tutte quella ucraina. Se Mosca garantisse protezione all'Iran in caso di un attacco nucleare e se Washington facesse per la prima volta pressioni su Israele, forse sarà possibile evitare una guerra su larga scala che rischierebbe di coinvolgere anche le grandi potenze nucleari.